Preparati, inizia la game therapy. Rubata. Scusa, non te l'ho detto. Leonardo De Carli, giovanissimo, ma già sta avendo un notevole successo. Intanto parliamo dell'ultima novità che uscirà a breve, un film in cui sei uno degli interpreti. Allora sì, oddio, successo è un parolone. Diciamo che le cose fortunatamente un pochettino si stanno muovendo, un po' più di opportunità. Il film è stata un'esperienza fantastica, perché diciamo appunto è un film che intitolato intanto Game Therapy e non parla del gioco del video slot machine, parla di completamente altre cose, si basa anche sul sociale perché parla un po' di questi ragazzi d'oggi che molto spesso passano l'80%, me compreso, delle giornate dietro uno schermo, quindi principalmente parla di quello lì. E poi ci sono ovviamente dei... È un film molto particolare, con produzione americana, con produzione di Indiana Production, quindi italiana, americana, il regista è americano, si chiama Ryan Travis, e io interpreto il fratello di uno dei protagonisti, il fratello più grande di uno dei protagonisti, insegnante di yoga. Allora, l'80% addirittura, spero che tu abbia esagerato, del tuo tempo lo passi lì a lavorare, tra virgolette, naturalmente, dietro uno schermo. Ma questo non ti isola, non ti toglie dai rapporti reali, invece diventa tutto un po' inventato, un po' anche un po' falsato. Più che altro è il mio mestiere, quindi la mia casa è il mio ufficio, tra virgolette, non potrei far altro. E i rapporti? I rapporti ci sono quando devono esserci, infatti la cosa che io faccio molto spesso, almeno una volta o due volte alla settimana, organizzo degli incontri con tutti i ragazzi che mi seguono. Civitavecchia, nella tua città natale, se vogliono vederti, incontrarti, scambiare un po' le idee, sapere che cosa fai, dove possono vederti? C'è un appuntamento a breve? Allora, in realtà abbiamo già fatto un appuntamento lo scorso anno, se non sbaglio a maggio, al centro commerciale della Scaglia. E spero di organizzarne un altro, dovevamo farne uno qualche settimana fa ma poi è stata cambiata la location, però spero di organizzarne uno presto, perché comunque in occasione della presentazione del film, perché no? No, assolutamente sì, lì farò qualcosa come minimo.